Welcome ragazzi e benvenuti finalmente a un nuovo video di Top 11. Sono stato in vacanza, in ferie, quindi ho lasciato il gioco completamente in stand-by e sono anche retrocesso. Ma oggi vi porto un nuovo trucchetto per scoprire se il giocatore che abbiamo appena acquistato, magari un giovane talento, è davvero un buon giocatore. Come tanti sapranno, c'è il trucco dei fast trainer che troverete nel mio video. Per trovare, diciamo, il nostro Ronaldo e Messi, che vi lascio qua linkato sotto in descrizione. Ma c'è anche un altro trucco per capire se il giocatore sarà davvero forte. Se avete seguito il mio segreto, diciamo, che ho pubblicato recentemente, quello che si chiama Le partite sono già decise, saprete che tecnicamente il gioco affibbia a ogni giocatore. Diciamo un ruolo segreto, per esempio un determinato giocatore sarà un grande assist man, alcuni saranno dei goleador. Per capirlo meglio, però, c'è un altro trucco, oltre quelli che già, diciamo, abbiamo pubblicato, cioè fare una partita amichevole. Vi faccio vedere. In questo caso io andrò sulla formazione, vado a selezionare il mio giocatore che suppongo potrebbe essere un talento. Quindi abbiamo questo Paolino, anni 18, ovviamente basso 58%. Cosa faccio in questo caso? Vado a prendere Paolino, lo inserisco titolare come punta della mia squadra e vado ad affrontare in amichevole un giocatore a una stella. Quindi andiamo a prendere il più scarso che abbiamo fra gli amici. In questo caso abbiamo Loisido che tecnicamente è 1% e affrontiamolo subito. Amichevole. Ok. E la partita inizia. Giocando con un avversario all'1%, noi vedremo la vera tecnica del giocatore che abbiamo acquistato. Perciò, anche se Paolino è molto scarso, giocando con un 1% lo vedremo al massimo del suo splendore, come se noi lo potessimo, diciamo, pompare al massimo. Ecco, ora noi andremo a vedere se questo Paolino sarà uno di quei giocatori che farà 3, 4, 5 gol. Se il caso vuole che lui faccia questi gol contro un avversario a 1%, significa che questo è un ottimo giocatore. Quindi, oltre a fare il fast trainer e vedere in quanto tempo, diciamo, assorbe gli allenamenti, questo è un ottimo sistema, ragazzi, per vedere il giocatore una sorta di futuro, uno specchio futuro di come sarà. Quindi affrontando un giocatore 1%, intanto sostituiamo questo, tra l'altro non abbiamo giocatori, va bene, in questo caso piazziamo un MC. Quindi se io ho un giocatore che devo pompare, quindi sul momento scarso, lo metto contro un avversario 1%, io lo vedrò al suo massimo splendore perché tecnicamente sta affrontando una squadra dove lui è molto più forte degli avversari. Quindi in questo caso sarebbe come avere Paolino a 2-3 stelle rosse. Vediamo un attimo se Paolino ci darà il piacere, diciamo, di segnare tantissimo e quindi scopriremo se sarà uno di quei giocatori determinanti. Ovviamente, se voi attenzione, Paolino in questo caso sbaglia. Attenzione perché, come dicevo nel mio passato video, quello del segreto, questo gioco tende a dare un ruolo particolare a ogni giocatore. Quindi, in questo caso, Paolino, se segnerà tantissimi gol, sarà un futuro goleador. Quindi, vale la pena, ragazzi, di pomparlo. Sarà un bel giocatore, tra l'altro, selezionato bene dal sistema, cioè Top 11. Perché ricordiamoci, ragazzi, per quanto noi possiamo mettere, diciamo, un ragionamento tattico, il gioco fa un ragionamento del tutto matematico, quindi non c'entra nulla con il vero calcio. Se per caso Paolino, invece di segnare tanti gol, fa per esempio tanti assist, significa che il sistema ha scelto questo giocatore come assist man. Quindi potrebbe essere un ottimo giocatore da tenere, anche se non segna tantissimo, magari farà segnare la ML, la MR. Ma vediamo un po', per adesso Paolino è andato vicinissimo al gol, però non ha segnato. Se voi in queste, diciamo, partite contro un 1%, ricordate questo, affrontate avversari 1%, Paolino in questo caso come esempio non dovesse segnare nella prima, nella seconda, molto probabilmente questo giocatore non sarà un ottimo giocatore, anche se noi lo andiamo a pompare al massimo.
Ricordiamoci sempre che in questo caso Paolino non è ST. E come ben sappiamo, questo gioco favorisce molto la ML e l'MR. Non si sa come mai, comunque capita molto raramente di avere molti attaccanti che segnano tanti gol. È più facile trovare MR e ML che segnano. Ma comunque noi una o due partite facciamoli fare nuovi acquisti in amichevole 1% per vedere un po' come saranno in futuro. L'1% è molto importante perché ovviamente ragazzi qui ci giochiamo, diciamo, è Paolino, ecco Bertacchi che prende l'assist, lo perde l'assist di Paolino. Quindi in questo momento ragazzi Paolino si è fatto vedere però non ha segnato. Proviamo a fare una cosa, proviamo a lasciare, diciamo, a togliere MLMR così concentriamo tutto sugli attaccanti. In questo caso piazziamo. Bertacchi, ecco ragazzi. Togliendo MLMR diamo più possibilità agli attaccanti di segnare. Vediamo se in questo caso Paolino può fare la differenza oppure era solo un problema, diciamo, di formazione. Ora Paolino niente. In questo momento è in coppia con il vampiro in attacco. Rompe le fasce a centro così posizioniamo in attacco. Questo ragazzi è un ottimo sistema dove il fast trainer, cioè quello del passato video, ovviamente è importantissimo. Però in questo caso possiamo vedere, giocando contro un 1%, come sarebbe, diciamo, il nostro giocatore su cui puntiamo ad altissimi livelli. Perché appunto affronta avversari molto bassi, quindi lui sarebbe una sorta di superstar. In questo caso Paolina ancora non ha segnato e non ha fatto nemmeno un assist, quindi già la cosa diventa rischiosa. Questo giocatore non merita tantissimo. Noi comunque diamo una seconda chance affrontando un altro amico 1%, magari contro un'altra formazione. Se in quel caso Paolino non dovesse fare ovviamente né assist né gol, ragazzi, al 60%, 70% sicuramente non è un giocatore che vi darà soddisfazioni perché ovviamente non è stato selezionato dal programma come un giocatore decisivo. Questo, diciamolo in poche parole. Poi ovviamente il fast trainer fa la differenza, però questo è un ottimo, diciamo, segnale. Un po' le statistiche, vediamo anche il voto. Paolino ha il secondo miglior voto con 7,7, però effettivamente non ci sta dando soddisfazione. Anche perché, ragazzi, eventualmente, se voi doveste provare questa tattica con ovviamente difensori MC, va bene, ci sta anche il voto. Se il voto è sempre alto, vale la pena. Però in questo caso, da attaccante, ovviamente, noi cerchiamo il gol, diciamocelo chiaramente. Proviamo a lasciarlo da solo in attacco come punta solitaria, scusate, e vediamo un po'. Adesso senza le fasce, e ovviamente come singolo attaccante qualcosa dovrebbe accadere. Tenete conto che stiamo giocando con un 1%, quindi ovviamente il possesso è schiacciante. Ecco, questa è la migliore occasione che può avere Paolino. Attenzione a Paolino, vediamolo un po'. E sbaglia ancora Paolino, ragazzi. Questi sono segnali veramente negativi. In questo caso non lo so. Non lo so, ragazzi. Non lo so, io sinceramente non ci punterei tantissimo. Ottantunesimo, punizione del vampiro.
Vediamo, ragazzi. 86esimo. Ragazzi, questo Paolino sinceramente è molto deludente, quindi niente, ha segnato più sto Cardoso che sinceramente merita. Vediamo questo Cardoso. Niente ragazzi, 2-0, però ovviamente Paolino ha fatto sinceramente schifo, tranne come votazione, vediamo un po'. Niente, non ha fatto neanche assist. Comunque voi dategli un'altra possibilità con un altro avversario e vedrete ragazzi. Questa è un'ottima tattica per vedere se un giocatore è davvero meritevole, facendolo giocare con uno molto scarso, quindi vedendo Paolino come se fosse una superstar. Ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima.